Ciao a tutti voi 269.355 iscritti appassionati di tecnologia, mezzi elettrici e tante robe strane. Oggi vediamo un nuovo skateboard per chi di voi è appassionato di questi aggeggi ed è in particolare della Lautier. Andiamo a vedere cosa arriva con questo skateboard, vediamo le specifiche tecniche e poi tirare le somme e vedere se questo skateboard fa per te o hai visto qualcosa di meglio sul canale. Nella scatola della Lautier R5 troviamo il manuale di istruzioni. Il manuale di istruzioni è solamente in lingua inglese, ma comprende tutto quello che dovete sapere ed è molto semplice da leggere e capire. Eventualmente, se sapete l'inglese, comunque è molto semplice. Adesso lo vedremo nello specifico. Come al solito arriva anche il telecomando e il cavetto USB, micro USB, per ricaricare il telecomando. Come potete notare, non ha nessuno schermo il telecomando. Abbiamo anche lo strumento per stringere i track o eventualmente cambiare le ruote, e adesso vedremo perché mi servirà sicuramente questo, visto che provandolo ho visto che è tarato per il mio peso troppo molle, quindi va bene per se andate piano e volete curvare, ecco, però non va assolutamente bene se andate veloce, altrimenti inizia a tremare, vibrare e vi ribaltate. E arriva anche il caricabatterie. Il caricabatterie è da 2 ampere, la capacità della batteria è di 7,5 ampere ora, quindi 7,5 diviso 2 sono circa 4 ore, direi più 3 ore e mezza per ricaricare completamente la batteria, che si trova sotto allo skateboard, che come potete notare è, il vano batteria è tutto un pezzo, non è due pezzi. Questa cosa qui in teoria andrà a irrigidire un po' di più lo skateboard, sarà meno avremo meno flessione, meno ammortizzazione, e se saltate sullo skateboard, questa è una cosa che non mi piace tantissimo, in teoria questo pezzo di plastica, se non flette tantissimo, potrebbe anche rompersi o comunque diciamo stressare queste parti qua, ma questo lo proveremo, andremo a vedere quanto sarà resistente. Qui abbiamo una specie di placca e non è neanche un radiatore, comunque dovrebbe dissipare il calore dell'exit che si trova al di sotto dello skateboard. Una cosa che mi piace tantissimo in questo skateboard, che la maggior parte che abbiamo visto sul canale non hanno, sono queste due strisce a LED, perché se dovessimo viaggiare di notte sicuramente saranno utili, perché qualcuno ci possa vedere. La batteria alimenta questi due motori, ognuno da 450 watt, che si accendono sia lateralmente, che questa è una cosa molto positiva perché non dovete raggiungere lo skateboard sotto e o sollevarlo come la maggior parte degli skateboard, dovete schiacciarlo lateralmente. È una cosa molto positiva. Lo stesso vale anche per il connettore del caricabatterie, anche lui si trova sul lato, è una cosa molto positiva, mi piace tantissimo. Ma non è solamente questo, perché questo skateboard si accende solamente spingendolo, non dovete neanche abbassarvi per accenderlo, basta muovere un pochino le ruote, che le ruote solitamente ricaricano con frenata rigenerativa, quindi appena muoviamo le ruote iniziano a dare un po' di corrente all'ex, si accorge e accende il tutto. Adesso, come potete notare, infatti qui non ci sono lucine rosse, quindi lo skateboard è spento, e appena muovo una ruota vedete che si accende e si collega al telecomando. Molto comodo. Per accendere le strisce a LED basta tenere il bottone reverse, quello che inverte la direzione, e si accendono. Si vedono bene anche sotto i diretti raggi del sole, ovviamente non saranno così visibili durante il giorno, ma sicuramente sono molto utili di notte. Il Lautier R5 arriva con delle gomme in poliuretano, quindi sono gomme dure, non sono gomme da fuoristrada o sullo sterrato. Comunque sul porfido viaggiano molto bene, e la lunghezza dello skateboard di 970 mm fa sì che
un pochino di flessione ce l'ha, anche se, come ho detto, questa flessione viene un pochino meno con il vano batteria esca elettronica in plastica fissato in questo modo. Comunque loro dichiarano che la tavola è un laminato in acero canadese, non lo so, questo non posso verificarlo purtroppo, ma mi sembra strano che i cinesi non abbiano l'acero. Il funzionamento del telecomando è davvero molto semplice, abbiamo la rotellina di accelerazione e frenata. Come potete notare, le luci scorrono quando acceleriamo e scorrono al contrario quando deceleriamo o freniamo. Qui abbiamo la regolazione di velocità e accelerazione, abbiamo tre livelli, il massimo dichiarato 40 km all'ora, ma adesso andremo a verificarlo insieme come al solito. Per quanto riguarda la regolazione della frenata, come la maggior parte degli skateboard si frena, quindi si va con la rotellina al contrario, si schiaccia il tasto power e a questo punto qui vedete che scorre la lucina rossa e possiamo andare dalla frenata minima alla frenata massima, e ce ne sono 4 di livelli di frenata. Qui abbiamo il tastino di abbinamento del telecomando con lo skateboard, comunque non dovete utilizzarlo perché arriva già abbinato. Qui abbiamo invece il bottone per far scorrere le ruote al contrario. Adesso decelero, schiaccio il bottone e scorre al contrario, così da non dover girare lo skateboard quando dobbiamo tornare indietro. Il diametro delle ruote è di 90 mm e, come potete notare, ho pensato che si potesse montare una di queste ruote fantastiche della Cloud Wheel sopra, e secondo me sì, si può adattare anche con queste viti qua che vanno dall'inizio fino alla fine. Ecco, se ne avete uno di questi skateboard potete eventualmente provare. D'altra parte però ho pensato che, per quello che costa questo skateboard, che sono circa 400 euro col coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video, ecco, forse è più conveniente prendere lo skateboard della Team G che abbiamo visto nel video scorso, che costa circa 500 euro con le ruote in gomma e il doppio motore da 600 watt, piuttosto che andare a mettere sugli 80 euro, comprare queste ruote e cambiarle per questo skateboard. Quindi eviterò la prova con i Cloud Wheel. Allora, quanto bisogna stringere il dado del track? Beh, bisogna stringerlo fino a quando non inizia a fare un pochino di resistenza. Allora a questo punto un piccolo giretto va bene. Infatti non bisogna stringerlo tantissimo così da deformare i busher. I busher sono questi gommini all'interno che fanno da ammortizzatore. Se vedete che con il vostro peso, per riuscire ad avere una stabilità sul rettilineo in velocità, dovete stringere tantissimo il dado così da deformare il busher, vuol dire che questo busher è troppo morbido per il vostro peso e va cambiato. Purtroppo nella scatola però non c'è nessun altro busher più duro o meno duro di scorta, quindi andrebbe acquistato a parte eventualmente, ma questo dipenderà tantissimo ovviamente dal vostro peso. Io peso 75 kg vestito, quindi questi busher andrebbero bene anche per il mio peso. Proviamolo adesso con i dadi un po' più stretti, è molto più stabile sicuramente, si sente quanto è stabile, si vede, non so se voi riuscite a vederlo. Si può anche curvare molto bene, queste qua ci sono delle curve strette, direi che anche sul porfido va benissimo così, perfetto. Si sono dimenticati di stringere i dadi dei track, quindi perfetto così. Per quanto riguarda l'accelerazione, devo dire che è molto forte. Se non siete esperti e vi inclinate in tempo, l'accelerazione è un po' troppo o diciamo poco graduale rispetto a quello che preferisco io. Ecco, avrei sicuramente preferito una frenata più forte di così, perché questo saremmo stati a 40 km all'ora ed è troppo poco, secondo me troppo debole per la velocità di questo skateboard. Non solo, ho provato a cambiare il livello di frenata con il telecomando, ma non succede nulla, secondo me e per finta, non cambia niente praticamente. Adesso vediamo la velocità massima del Lautier R5 tramite GPS, perché non ha nessuno schermo. Siamo a 34 km all'ora, 36 km all'ora, 37, devo frenare perché sennò
mi schianto visto che il freno è molto debole. Siamo a 36 km all'ora, 37, 38, 38 km all'ora col mio peso costante, 39, ma comunque costante 38 km all'ora, a differenza di quello che dichiarano di 40 km all'ora. Ovviamente questo dipenderà tanto dal vostro peso. Adesso proviamo invece i freni nella solita salita. Non andrò tanto veloce all'inizio perché sennò potrei ammazzarmi se non frena tantissimo, quindi siamo a 19-20 km all'ora. Vedete che frena molto molto lentamente e quindi non posso andare tanto veloce. Si ferma ovviamente, però se andate alla velocità massima non ce la fate a schivare un pericolo eventualmente. Adesso siamo a 36 km all'ora e sono con il freno al massimo. Vedete che per fermarmi faccio un bel po' di metri e questo lo chiamerei rallentamento non frenata. Ok, adesso proviamo la velocità massima dell'Authier R5 nella solita salita per skateboard, chiamiamola, che sarà la nostra nuova solita salita. Ok, qua ci abbiamo un dosso. Siamo a 32 km all'ora. Devo dire che non manca assolutamente di forza, accelerazione, coppia, manca di frenata più che altro, perché siamo adesso a 31 km all'ora nella zona più difficile della solita salita. 33 km all'ora costanti per le salite è ottimo, è per le discese che non va bene a meno che non andiate lenti. Una cosa che è molto piacevole invece è il carving con questo skateboard, perché è davvero molto responsivo. I track sono veramente ottimi, infatti anche se li ho stretti tanto, sul rettilineo è molto stabile, ma si può curvare veramente veramente bene. Ottimo. Il baricentro è leggermente alto, d'altra parte possiamo prendere tranquillamente i dossi o i sassolini senza rigare o fermarci di colpo con lo skateboard, il che è importante. Naturalmente tutte le cose che vediamo sul canale io le porto al loro massimo per testare le specifiche tecniche, ma ovviamente tutti questi mezzi hanno l'acceleratore e non hanno una velocità unica di 40 km o 50 km all'ora. Dobbiamo usare l'acceleratore ma soprattutto la testa. Bene, le cose che mi sono piaciute in questo skateboard sicuramente è l'accelerazione, anche se è un po' brusca per qualcuno, la velocità, la stabilità e soprattutto il curvare con questo skateboard, che mi è piaciuto tantissimo davvero. Le cose invece che non mi sono piaciute è la flessibilità della tavola, che non è per niente flessibile. Se ci saltate sopra sentite anche che la tavola sfrega contro la protezione in gomma per l'impermeabilità. A proposito, è impermeabile IP54 o 55, non c'è scritto, però si vede da come l'hanno impermeabilizzato. Ma sconsiglio vivamente di andare sul bagnato con qualsiasi skateboard, specialmente con le gomme in poliuretano, e secondo me anche se raccomandato per 150 kg addirittura, io non lo utilizzerei a 150 kg, specialmente mettendo i due piedi qui in mezzo. Ecco, rischiamo di spaccarlo. E l'ultima cosa che valuterei molto bene prima dell'acquisto di questo skateboard è la frenata. La frenata non è assolutamente proporzionata alla accelerazione e specialmente alla velocità di questo skateboard, anche se non vogliamo andare alla massima velocità, ma qualche tentazione potrebbe venire ed è pericoloso non avere la possibilità di frenare in tempo. D'altra parte questo skateboard costa circa 100 euro in meno rispetto al TNG H20T che abbiamo visto nel video scorso, che io personalmente pagherei volentieri. D'altra parte, come ho detto prima, questo skateboard costa 100 euro in meno rispetto al TNG che abbiamo visto nel video precedente, ma non abbiamo incluse le ruote in gomma. E come al solito vi lascio il link coupon sconto a questo skateboard nella descrizione del video, ma anche su sindromedashopping.com.it.org, quello che volete. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.